Arriva la nuova TAC all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Dopo le numerose sollecitazioni per sostituire l'apparecchio attualmente in uso e ormai obsoleto, l'installazione della nuova apparecchiatura è prevista per il prossimo 11 luglio. Un'operazione che però durerà fino al 1 agosto, comportando l'impossibilità di poter eseguire esami TAC per tutto il periodo previsto per l'installazione. Nel frattempo, a seguito di accordi tra la direzione sanitaria dell'ospedale Torrese e di quello di Castellammare, gli esami verranno effettuati presso la radiologia del San Leonardo. Di qui la necessità di fornire l'ospedale di Via Montedoro di un'ambulanza dedicata per l'accompagnamento dei pazienti ricoverati presso il Maresca che necessitano di esami TAC sia in regime di urgenza emergenza sia di elezione. Restano tuttavia i disagi a Torre del Greco per la carenza di radiologi e tecnici.